Meridiano di Toscana TV e apriamo andando a Lucca perché la Procura ha aperto un'inchiesta sullo stato di salute dei piloni della bretella autostradale Lucca-Viareggio che vede 4 indagati, tra cui 2 amministratori della società autostrada Ligure Toscana SALT. Al centro dell'indagine, partita dopo una serie di esposti, come riporta oggi La Nazione, ci sono alcune problematiche relative al degrado delle armature e dei calcestruzzi del viadotto Montramito. In particolare non si tratterebbe di rischi per chi percorre la bretella, quanto invece di pericoli per chi passa sotto ai piloni in auto o a piedi. Secondo la Procura, infatti, il degrado dei piloni avrebbe causato la caduta di materiale nella zona sottostante. E ora andiamo invece a Cuba perché c'è stato un terribile incidente mortale dove 2 toscani hanno perso la vita, erano a bordo di un taxi. Un dosso, una strada sterrata, la perdita del controllo del volante e poi uno scontro frontale contro un altro mezzo che arriva in direzione opposta. Sono morti così a un passo dal sogno della spiaggia di Varadero a Cuba. Il 4 gennaio mattina Antonio Tiseo, parrucchiere di 66 anni, nato in Germania ma da sempre residente a Firenze, e l'amica Greta Calabrese, 52enne, agente immobiliare di Pistoia. Erano a bordo di uno dei famosi taxi multipli insieme ad altri 2 turisti russi, anche loro morti nel terribile schianto. Il guidatore è morto 12 ore dopo l'impatto e non ce l'ha fatta neanche il guidatore dell'altro mezzo. Antonio Tiseo era sbarcato con un volo sull'isola nel giorno di San Silvestro. Anche Greta Calabrese era volata verso Cuba subito dopo le festività natalizie per trascorrere qualche giorno di vacanza prima di rientrare al lavoro. Sabato mattina i 2 amici avevano deciso di separarsi per qualche ora dal gruppo con cui stavano trascorrendo la vacanza. Gli altri amici sarebbero infatti andati a visitare alcuni villaggi mentre Antonio e Greta avevano deciso di godersi il mare di Cuba. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. E una bottiglia incendiaria è stata lanciata la notte scorsa contro la caserma dei carabinieri a Pergine Valdarno, provincia di Arezzo, a fuoco un'auto di servizio dei militari. In seguito a accertamenti sul rogo, questo è quanto è emerso, rogo che ha interessato una vettura al momento, le indagini sono a tutto campo per risalire cause e autori del gesto. La bottiglia lanciata contro il muro si è infranta, il liquido si è sparso raggiungendo anche le gomme dell'auto di servizio poi interessata dalle fiamme. C'è una dura condanna a questo episodio da Simone Neri, sindaco di Laterina Pergine, che esprime solidarietà e vicinanza ai carabinieri e considera questo atto inaccettabile, gravissimo e pericoloso. E ora andiamo a Pistoia, nuova commessa e attese assunzioni ai Taci Rail appunto di Pistoia. Invece per quanto riguarda la questione amianto, giovedì un importante incontro al Ministero, come ci dice Patrizio Ceccarelli. Parte bene il 2020 per i Taci Rail Italy, che ha appena ottenuto da Trenitalia un ordine per 43 nuovi treni ibridi destinati al trasporto regionale, per la realizzazione dei quali sono attese anche nuove assunzioni. Sì, uno start importante per questo 2020, subito una nuova commessa di 43 treni regionali, un treno molto innovativo, un treno ibrido, un treno che può entrare nei centri città perché ha la possibilità sia di viaggiare in modo elettrico che di che addirittura con un recupero dell'energia direttamente data da un sistema tutto innovativo. Una commessa molto importante perché si parla di 43 treni, i quali porteranno ulteriore lavoro sia nello stabilimento pistoiese che nello stabilimento reggino. I numeri, noi rispetto al carico di lavoro, intanto stiamo chiedendo ormai da tempo un ampliamento anche dello stabilimento, questo è fondamentale perché le linee ormai sono sature, comincia a esserci poco posto per fortuna all'interno dell'azienda, quindi stiamo cercando di capire in che modo l'azienda si amplierà, non solo con le mura ma anche in termini numerici. Noi chiediamo che ci
ci sia veramente un'azione importante per l'unica azienda del settore ferroviario rimasta in Italia e quindi un aumento di personale a fronte dei carichi di lavoro. Per quanto riguarda l'amianto, le richieste appunto per i benefici di legge? Per quanto riguarda l'amianto, io domani 8 di gennaio sarò a Roma per fare il punto sulla situazione amianto con i nazionali della FIM, anche perché il 9 ci sarà questo incontro al Ministero dove cercheremo di capire qual è la linea che il Ministero vuol dare. Non vi nascondo che c'è molta confusione sia da parte del Ministero che da parte dell'INPS, i quali stanno cercando di rimandare più avanti possibile questa partita. Noi non abbiamo più tempo rispetto a questo, abbiamo già dichiarato anche come FIM in assemblea. Se il Ministero o l'INPS non ci daranno il giorno 9 notizie importanti e di chiusura di questa partita che ormai da troppi anni sta andando avanti e che da ormai troppi anni ci sta facendo perdere colleghi di lavoro a causa di questa maledetta fibra, noi, come abbiamo detto, procederemo sia per vie legali che anche per altre strade non più bonarie ma molto più dure e rigide. Ed è morto ieri sera all'età di 93 anni il presidente onorario dell'Accademia dei Gergofili di Firenze, Franco Scaramuzzi, nato a Ferrara nel 1926, dall'86 al 2014 è stato presidente dei Gergofili, di cui manteneva la carica di presidente onorario. Dal 79 al 91 è stato rettore dell'Ateneo Fiorentino e per anni è stato anche presidente del Comitato Nazionale per le Scienze Agrarie del CNR. È stato anche insignito di medaglia d'oro dal Presidente della Repubblica come benemerito per la scuola e la cultura e nominato Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana. Domani alle 8.30 il feretro sarà esposto per le onoranze accademiche presso l'Aula Magna dell'Ateneo Fiorentino. Alle 11 è previsto un momento di commemorazione alla presenza del Rettore Dei e i funerali si svolgeranno invece nel pomeriggio alle 15 nella chiesa della Santissima Annunziata. E ieri naturalmente giorno di Befana, in gran parte la Befana dei Vigili del Fuoco, non solo a Firenze ma anche in altre città e all'ospedale Maier, a Empoli, Signa, a Pistoia e a Firenze però ha tenuto banco come ogni anno la splendida cavalcata dei Magi nel cuore, nel centro di Firenze, con una folla imponente che l'ha seguita, la cavalcata da Piazza Signoria al Duomo, dove oltre all'intervento del presidente dell'Opera di Santa Maria del Fiore Luca Bagnoli ci sono state poi la lettura del Vangelo e il saluto del cardinale Betori, arcivescovo di Firenze, che ha sottolineato l'importanza e il significato del presepe, di cui un esempio è stato allestito proprio davanti alla cattedrale dove ha avuto traguardo la cavalcata dei Magi. E invece a Pistoia migliaia di persone si sono ritrovate in piazza per osservare la discesa della Befana, aiutate dai pompieri, dal campanile del Duomo, evento che anche quest'anno ha riscosso un grande seguito popolare. Nel Mugello invece treno a vapore in orario con la Befana a bordo nella stazione di San Piero a Sieve. E adesso invece lasciamo l'Epifania, che tutte le feste si porta via, per aprire la pagina della moda, perché è al via la 97esima edizione di Pitti Uomo a Firenze. Particolarmente regale l'inaugurazione nel Salone dei 500 quest'anno con un messaggio del Principe di Galles, da 10 anni patron della campagna For Wool, programma che incoraggia l'uso della lana come fibra ecosostenibile. Carlo d'Inghilterra ha sottolineato l'importanza di scegliere fibre naturali e la soddisfazione nel vedere il suo messaggio ecologico, protagonista anche di Pitti. Il sindaco Nardella ha lanciato 3 sfide dal palco: infrastrutture, la governance con la fusione tra Pitti Immagine e Firenze Fiera
e l'ecologia. Le immagini con cui si apre il 2020 dell'Australia in fiamme con 6 milioni di ettari distrutti, 480 milioni di specie di animali morti in questi incendi ci fanno capire che l'ambiente, l'ecologia, la sostenibilità sono entrati prepotentemente nella politica, al punto da decidere le sorti anche dei governi nazionali. Io lancerò un patto tra città e imprese, tra sindaci e imprenditori per la sostenibilità. La sostenibilità non è una battaglia ideologica per dire no allo sviluppo, anzi è un modo per declinare la crescita, perché la crescita può essere diversa, dobbiamo sposare modelli di crescita radicalmente diversi dal passato, che partano dal rispetto dell'ambiente, ma che comunque devono portare ad uno sviluppo economico. Questo patto non può che avvenire tra sindaci e imprenditori, e soprattutto imprenditori della moda, perché sono quei soggetti che hanno capito più di altri quanto sia importante. Proprio in questi giorni ho ricevuto un invito dalla sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, il 5 febbraio a Parigi, per incontrarci con alcuni sindaci di città europee. Parleremo di questo e parlerò anche con il sindaco di Milano di come città della moda possano essere allo stesso tempo anche le capitali dell'ambiente e della sostenibilità. Intanto ieri sera a segnare l'apertura di Pittiuomo 97 al Teatro dell'Opera di Firenze la tradizionale cena di gala. Prima un cocktail, poi un concerto privato, poi appunto la cena sul palco del teatro con circa 300 ospiti. È la prima anche occasione per incontrare Pereira. Dal 16 dicembre nominato nuovo sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, e ieri alla sua prima uscita pubblica al Teatro del Maggio. È stato eseguito anche un breve concerto dell'Accademia del Maggio con pianista e cantanti impegnati in varie aree d'opera, tratte anche da Carmen e Barbiere di Siviglia. Tra gli ospiti della serata tra tanti imprenditori della moda, ma anche tanti politici. Per la prima volta a Firenze 5 fanfare militari suonano insieme per celebrare l'anniversario del tricolore italiano. Un concerto interforze offerto gratuitamente alla città stasera al Tuscany Hall Teatro alle 20:30, stesso giorno in cui nel 1797 nacque a Reggio Emilia il tricolore per volere del Parlamento della Repubblica Cispadana. L'iniziativa è stata portata avanti dall'Istituto Geografico Militare, Esercito Italiano, quale responsabile del presidio di Firenze, grazie al supporto del Rotary International. E ora veniamo invece allo sport. Come sapete, ieri si è disputata Bologna-Fiorentina, finita con un pareggio. Sentiamo il commento post partita del presidente commisso, che comunque non era proprio entusiasta. Sentiamolo. Io credevo che ce la facciamo oggi, okay? Specialmente dopo che loro hanno avuto possibilità che non hanno conclusi, noi abbiamo avuto possibilità che non abbiamo fatto bene, okay? Ci vuole un pochettino di fortuna, e questo è successo, ma hai visto una squadra totalmente differente di quella che ho visto negli ultimi due mesi, e mi è piaciuta assai. Credevo che vinciamo oggi, ma un giorno alla volta. La grinta, la determinazione. Sì, si vede nel campo, no? Si vede come giocano, i ragazzi che si parlano, sorridente, tutti ce l'hanno messa. Ecco, perché adesso sono una settimana bella piena per lei su altri fronti, tra mercato e stadio. Ora se ne può parlare così. Sì, un giorno alla volta, ok? Oggi si parla solo della partita, ok? Domani si parlerà di altre cose, ok? Ecco, a proposito della partita, in generale, cosa le è piaciuto di più di Iachini da quando l'ha conosciuto in questi primi giorni? L'hai visto quanto gridava là, ok? Io una volta gridavo pure così. E ai miei allenatori, che ho stimato di moltissimi nella mia gioventù, erano quelli che mi gridavano quando facevo sbagli, ok? Sono imparato da loro e mi è piaciuto assai come porta avanti la squadra. Ho parlato con i tifosi, c'erano oltre 2000 tifosi qua, sono rimasti dopo la partita, sono andato a vederli, erano
quasi nessuno è contento di perdere come abbiamo perso, però si è visto che c'era grinta, non hanno fischiato nessuno, ok? E noi lavoriamo e giochiamo per i nostri tifosi. Tanto rammarico, Presidente, oggi, perché credevamo di averla portata a casa. Io credevo di sì, sì. Fino all'ultimo minuto pensavo che ce la facciamo. Ho avuto più paura nel mezzo della partita che alla fine. Credevo che abbiamo fatto un sbaglio o due alla fine, ma... E ora il cartellone di Elisabetta Berti che ci parla della grande Frida. La pittrice Frida Kahlo è una delle poche artiste che è riuscita a costruire intorno a sé un'autobiografia per immagini molto intense ed è per questo che è un'autentica icona. Ma chi era veramente Frida Kahlo? Lo racconta il film Frida, Viva la Vida, che è in programmazione in questi giorni al Cinema La Compagnia di Firenze. Presentato in anteprima al 37esimo Torino Film Festival nella sezione Festa Mobile, Frida Viva la Vida propone un viaggio in 6 capitoli alla ricerca di Frida Kahlo nel cuore del Messico tra cactus, scimmie, cervi, pappagalli, alternando interviste esclusive, documenti d'epoca, ricostruzioni suggestive e opere della stessa Kahlo, tra cui gli autoritratti più celebri, da quello con Diego de Rivera del 1931 alle due Frida del 1939. Era una persona molto passionale. Frida è diventata un simbolo, un ideale. Attraverso l'oggetto si trasformava in un'opera d'arte. Il dolore che lei dipinge è quello dell'anima. Il suo è il museo più visitato di tutti. È come se stesse dicendo dal futuro: è questo ciò che voglio che vediate di me. Spesso il dolore è necessario per generare bellezza. Viva la vita! E per ora è tutto. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.